Signori e signori, benvenuti alla 4 Ticino Web TV. Di che cosa parliamo oggi e con chi siamo oggi? Ovviamente l'avete già intuito, siamo con Tania Zamparo e parliamo di piccoli grandi temi. Qual è il tema di oggi, Tania? È un tema un po' delicato, però molto interessante, che riguarda tutti quanti noi, perché è il tema dell'emancipazione femminile. Ah, un temino leggero, eh? Eh sì, faremo una bella chiacchierata, veramente così a ruota libera, per cercare di affrontare un po' questo tema, vedere che cosa ne pensiamo, darvi degli spunti di riflessione e, perché no, magari arrivare un po' più in là. Stimolare un po' le curiosità delle persone. Allora, l'emancipazione femminile. Allora, facciamo un ping pong, no? Io ti lancio una domanda, poi le lanci una a me e vediamo che succede. Allora, secondo te, la donna oggi ha raggiunto il suo obiettivo, cioè il movimento femminista è riuscita ad emancipare la donna, diciamo, la figura femminile dalla figura maschile come voleva? Ma sicuramente ha fatto passi da gigante rispetto a quella che era la situazione di 50-100 anni fa. Però non c'è ancora quell'emancipazione così come magari le femministe vere l'avevano sognata. Esatto, l'avevano sognata. Secondo me c'è ancora una grande differenza di valutazione, e questo lo vediamo anche quando andiamo a vedere per esempio i salari delle donne, i salari degli uomini. Le donne guadagnano ancora molto meno, determinate posizioni professionali sono molto più appannaggio degli uomini che delle donne. Le donne fanno ancora una grande fatica in moltissimi settori, però io ho anche una mia opinione un po' personale in questo. Allora, raccontaci la tua opinione personale. Beh, la mia opinione personale è che una donna, per quanto in gamba, per quanto professionista, per quanto magari anche più brava di altri uomini, altri colleghi, quando arriva ad un certo punto della propria carriera però deve un po' scegliere tra la vita personale e avere dei figli, la vita familiare e il dedicarsi di più e mettere come priorità la propria carriera. Quelle che scelgono la propria famiglia, volenti o nolenti, secondo me tralasciano un po' il lavoro, e quindi è più facile rimanere indietro, magari non ritrovare una volta che si sono fatti figli o che i figli sono addirittura cresciuti la stessa posizione lavorativa precedente, e magari appunto dover stare indietro agli uomini, che sono un po' più liberi da questo punto di vista, anche se oggi devo dire che i papà sono molto più coinvolti nella vita familiare di quanto lo fossero in passato. Ecco, secondo te, perché questa è una domanda provocatoria, secondo te sono le donne che scelgono di fare questo, o è il sistema economico, legislativo, le difficoltà logistiche? Cioè, quanto c'è di naturale e quanto c'è di contestuale, socio-politico in questo che succede? Perché questo è un punto fondamentale. Io credo che adesso delle femministe stiano per prendere i coltelli e dire: no, ma cosa sta dicendo? Ma non è assolutamente così, non deve essere così. E ci saranno, secondo me, anche degli uomini che stanno a casa, che fanno i casalinghi, che pensano ai bambini, che si sentiranno anche feriti dal fatto che, cioè, no, ma noi possiamo essere dei mammi perfettamente. Già, il fatto che uno debba dire mammi già fa pensare. Cioè, secondo te è una questione veramente solo socioculturale, politica, eccetera, o c'è proprio della natura in questo? No, secondo me non è socioculturale, politica, è proprio una questione di natura, nel senso che le donne sono diverse dagli uomini, i figli li facciamo noi, quindi è inutile dire siamo uguali. Certo, dal punto di vista dei diritti siamo uguali, ma biologicamente, fisicamente siamo diversi, i figli li facciamo noi, e c'è un istinto anche, certo. Un istinto che io ho provato quando sono diventata mamma. Per me i miei figli sono diventati, nel momento in cui sono nati, la mia priorità, e proprio... E tuo marito non l'ha presa bene, forse? Non l'ha presa bene, devi chiedere a lui questo. Okay. Lui è stato un papà eccezionale, è un papà eccezionale. Certo. Però secondo me quell'istintività proprio animale e di natura ce l'ha la donna, ed è normale. Okay. C'è proprio anche un legame fisico con il bambino, anche attraverso l'allattamento, il fatto che lo porti 9 mesi in grembo. E questa è la natura. Certo. Ovviamente però non vale per tutte le donne.
Forse non vale per tutte le donne, però per molte di loro sì. Ok, quindi diciamo che Tania pensa, se ho capito bene, che in qualche modo ci sia una parte dell'istinto naturale che è primitivo, che è quello proprio dell'età della pietra, che è ancora lo stesso perché l'uomo si è evoluto, è diventato trascendente, socialmente indipendente, economicamente indipendente, però alla fine tu dici quello che c'è nell'imprinting primitivo, preistorico, è ancora quello. Cioè che comunque la donna svolge il più naturalmente certe funzioni, l'uomo altre. Cioè l'uomo caccia, protegge il villaggio, si occupa, come dire, di selezionare, come dire, anche la donna migliore per la specie umana, e la donna deve, come dire, fare 4-5 cose contemporaneamente, cucinare, cucire le pelli, badare i bambini, eccetera, eccetera, tessere i vestiti e così via. Tu dici che comunque la natura primitiva è ancora quella, però ovviamente in un contesto più moderno, dove comunque una donna può anche avere una vita diversa, dove non è più obbligata a fare questo, ma semmai è una sua scelta. Questo ho capito bene il tuo pensiero? Assolutamente, cioè io dico che è una scelta della donna. È una non scelta. Non che una donna non possa avere dei figli ed avere una carriera di successo. Può sicuramente farlo, però non sono convinta del fatto che siano perfettamente compatibili. A qualche cosa, perché una giornata è fatta di 24 ore, a qualche cosa deve rinunciare. Per cui o trascurare un pochino i figli per dedicarsi alla propria carriera senza lasciar trapelare il fatto che magari ha una famiglia di cui occuparsi e le preoccupazioni del bambino che ha la febbre o che non ha studiato la lezione del giorno dopo e quindi prende qualche matematica, papà, no? Esatto. Oppure dedicarsi, scegliere di dedicarsi di più alla famiglia e per questo però rendere un po' meno sul lavoro. Ok, ecco, nella piramide di Maslow ci sono dei bisogni primari e poi mano a mano si va verso, diciamo, quelli più evoluti. Allora, io non so, non lo sai, lo diciamo adesso per la prima volta ai nostri spettatori, io ho creato una mia piramide, che è la piramide delle priorità. La piramide di Marco. Di Marco, Marco! Ok, in questa piramide io ti do adesso scelta dei punti, tu me li metti dentro questa piramide. Devo concentrare. Ti devi concentrare, allora fatelo anche voi a casa. Fatelo ancora. Allora, i punti sono te stessa, il tuo compagno, la vostra coppia, i figli, le famiglie, il lavoro, gli amici e gli hobby. Sono questi 8 elementi. Oh, okay. Allora, tu li puoi rimettere dentro la piramide. Sì. Dove? Al primo, nell'apice della piramide ci può stare solo un elemento, poi 2, poi 3, poi 4, poi puoi scendere finché vuoi. Puoi mettere più elementi nello stesso livello, ma purché in quel livello ci sia spazio per gli elementi. Quindi al primo posto un solo elemento, al secondo posto 2, al terzo posto 3 e via scendere. Difficilissimo. È difficilissimo, però guarda che funziona tantissimo. Allora, ripeto, abbiamo te, il tuo compagno, la coppia, quindi voi due, i figli, le famiglie, gli amici, il lavoro e gli hobby. Primo posto assoluto. Allora, la priorità assoluta. Priorità assoluta per me sono i figli. I figli. Poi, in realtà, forse dovrei mettere prima me, perché se non sto bene io rischio di condizionare. E devi deciderlo, perché i nostri ascoltatori, gli spettatori lo vogliono sapere. Sai che cosa succede quando sei in aereo, no? Sì. Che ti dicono, salva, in caso di prima emergenza, la mascherina salva prima te stesso, perché sennò okay. Non puoi salvare. Quindi il primo posto sei te? Sono molto combattuta, non lo so, non lo so. Allora, la mia priorità, l'istinto mi dice i figli, però poi dopo, nell'interesse dei figli, penso, certo, se metto tu prima bene, me stessa, perché se io non sto a posto di testa, condiziono i miei figli e quindi faccio non il loro bene, quindi, ma il loro male. Quindi primo quindi posto, metto me. Me stessa. Secondo posto, via, hai due voci. No, hai due voci. Figli e? I figli e mio marito. E tuo marito. Sì. Come persona? Sì. Attenzione, quindi i suoi interessi. Ok, sì. Perché la coppia invece è un'altra cosa, quindi te stessa. I figli e il marito, sì. Quindi poi al terzo livello cosa metti? La coppia. La coppia, poi? Puoi anche non mettere altri allo stesso livello e quelli che vengono dopo li puoi declassare a livello successivo. Accidenti. Cioè, voglio dire, tu sei libera di mettere un elemento o più, ma non è detto che ne devi mettere più, puoi mettere anche solo la coppia o i genitori o il lavoro e poi
scendi ancora di livello, capito? Non sei obbligata. Okay. La piramide è infinitamente grande sotto, cioè okay, a massimo 8 livelli. Ok. Quindi sotto metto mio marito e la coppia allo stesso livello. Sì, posso mettere? I figli, secondo livello ci sono i figli. Secondo livello i figli, terzo mio marito. Ah, ok, e la quindi coppia. Terzo livello, ok, perfetto, benissimo, esatto. Interessante. Poi quarto livello. Perché così quando torno a casa stasera. Sì. Non glielo mandiamo il video, non glielo mandiamo. Non glielo mandiamo. Quarto livello. Ok. Quarto livello, il quarto livello è dura. Ricordo che... quelli che mancano, figli. Te li ricordi? Me li ricordo. Ricordiamo ai nostri spettatori, mentre tu ci pensi. Il lavoro. Il lavoro, la famiglia e gli amici. Stanno tutti e tre allo stesso livello, lavoro, famiglia e amici. Perfetto, lavoro, famiglia e amici allo stesso livello. Bene. Hobby sotto. Ottimo. Hobby proprio quando... Vuoi chiederlo a me? Ho dato tutto e tutti. Gli hobby, sì, alla fine. L'ultimo ancora è il quinto livello. Ecco, vediamo te. Dunque, allora, io ho una visione completamente diversa, ovviamente forse perché non ho figli e quindi sono, diciamo... Però io credo che al primo posto assoluto ci sia la coppia. Per me, prima di tutto, l'interesse della coppia, che prevale su tutto, anche sui figli. Per me la coppia è più importante. Quindi, primo posto, la coppia. Al secondo posto, io metterei io e te. Cioè, non te, no, sentiamo io e la mia partner, cioè il tu, ok, io e tu, al secondo posto, quindi al secondo livello mentre tu dirai, cavoli, quanto è importante io, te e la coppia, sì, perché secondo me se la coppia non funziona e se le persone non funzionano, poi c'è una ripetuta negativa su tutto il resto. Mm-hmm. Poi si può discutere, io metterei i figli sicuramente, metterei il lavoro perché ha influenze molto forti poi su tutto il resto e probabilmente la famiglia, perché ho sangue, capito così. Poi gli amici da soli, loro, e poi gli hobby, che ovviamente sono importantissimi per l'equilibrio, ma siccome poi diciamo stanno dentro il lavoro, stanno dentro te stesso, lo mettiamo proprio alla fine. Insomma. Ecco, io però la coppia per me è fondamentale. Se non c'è la coppia, tutto il resto non funziona più. E invece tu, da single, come vedi le donne di oggi? Io vedo delle donne di oggi molto problematiche. Ecco. Sì, che non sanno bene chi sono e cosa vogliono. Mm-hmm. E giocano costantemente, qualcuna in buona fede, qualcuna in mala fede, qualcuna forse inconsapevolmente, cioè non è né in cattiva fede né in buona fede, tra un istinto, che secondo me è un po' quello che hai raccontato tu, secondo me c'è ancora una componente istintiva primitiva che è quella e il desiderio di dire no, non è così, no, sono libera, no, sono indipendente, no, faccio quello che mi pare. Qualcuna lo fa e infatti poi puntualmente si dedica alla carriera o alla vita sociale, diciamo così, libera, senza legami, così via. Però qualcuno lo fa. Però molte persone in realtà vivono una ibrida in contraddittorietà, perché non sanno esattamente quale sia la loro priorità, sono chiamate a cose diverse in momenti diversi, e purtroppo alcune donne vogliono competere con l'uomo. Questo secondo me è un errore, perché in realtà la competizione con l'uomo non c'è. Perché sul piano dei diritti mi sembra che siamo d'accordo che sono stati più o meno acquisiti. Quello del salario, secondo me ci si può lavorare, insomma basta cercare insomma, di fare in modo di denunciare eventuali anomalie, non so. Non sono un esperto di questo settore, ma credo che nel lungo periodo, e non in tutti i paesi, ci sia questa differenza salariale. Forse c'è nei paesi dove c'è un retaggio di qualcosa che non funziona. E io direi che bisogna, come dire, smettere proprio di cercare di competere con l'uomo. Perché l'uomo che compete è un uomo che non ha accettato la donna come individuo e non la rispetta. E quindi entra in competizione. Però l'uomo che rispetta la donna, la stima, la apprezza, anzi paradossalmente secondo me, e lo dico in molti casi dove c'è una donna in un ufficio, tutti uomini, spesso si crea una situazione meravigliosa dove la donna alla fine non la tocca nessuno, tutti la stimano, tutti la rispettano, diventa un po' la beniamina del gruppo e guai a chi la tocca. Quindi fondamentalmente vedi che alla fine non c'è questa competizione. Io vedo, ho visto spesso molta competizione tra le donne, sì, e soprattutto in situazioni dove le donne sono chiamate a ruoli di responsabilità e diventano cattivissime. C'è invidia.
Sì, ma diventano poi cattivissime perché devono dimostrare a tutti i costi che loro se lo sono meritato, cosa che cioè, come dire, in teoria dovrebbe essere scontato. Ah, io sono qui perché sono brava, perché me lo sono meritato, non ho avuto favori da nessuno, perché c'è ancora, e questo secondo me è un problema, una mentalità maschilista, brutta nella mente degli uomini, ma forse anche nelle donne, che quando la donna ha successo ha usato una scorciatoia, mentre quell'uomo quando ha successo è bravo. E questo è il vero problema. Secondo me è lì che dobbiamo lavorare. Ti faccio una domanda, non so se ti dai anche la risposta. Secondo te, l'emancipazione femminile degli ultimi decenni ha una qualche correlazione con l'aumento del femminicidio? Che i femminicidi sono indubbiamente aumentati in maniera significativa. Allora, gli omicidi delle donne, che io non credo che il femminicidio debba essere chiamato così, insomma, omicidi di donne, nasca da un altro problema. Nasce dalla instabilità economica che ha danneggiato alcune famiglie e ha portato a situazioni di tensione all'interno delle famiglie, e nasca dal fatto che la donna ha ancora il retaggio di un certo tipo di uomo e che quindi inconsciamente, quando l'uomo non è più all'altezza di essere quel tipo di uomo che la donna pensa, lo attacca, e quindi molti uomini sono fiaccati da una società che non gli permette più di essere uomini, e quindi magari sono loro stessi che si sentono, sono loro maschilisti, e si trovano magari in un contesto di una dove hanno magari anche una compagna che si aspetta da loro quello, non si sentono all'altezza e vanno in tilt. Vanno in tilt e in alcuni casi agiscono poi in modo folle. Questo è un aspetto. L'altro aspetto invece è quello che dici tu. Secondo me molti uomini vedono delle donne troppo emancipate, entrano nel loop mentale perché pensano che le donne emancipate siano anche delle donne facili o degli oggetti che loro possono prendere come vogliono. E quando la donna non dice no, guarda, io sono un individuo, non è che io non sono né comprabile né sono un oggetto di tua proprietà, eccetera, eccetera, non riescono ad accettare questa cosa, perché vedono, soprattutto, devo dire, secondo me ha influito moltissimo anche la prostituzione su internet, secondo me quello è stato un grosso problema, perché l'uomo che vede una donna prostituirsi su internet e mercificarsi e diciamo vendere così tanto, piano piano, secondo me nelle menti più deboli e meno colte, meno raffinate, può sviluppare l'idea che la donna, sostanzialmente tutte le donne, questo poi è il problema, siano comunque delle persone che si vendono, e che quindi essendo in vendita io ti posso comprare, e questo è un grossissimo problema. Quindi secondo me il vero nemico è questo: lavorare sul fatto che la donna non è in vendita, che la donna è una persona che ha tutti gli stessi diritti e doveri. E sì, rispondendo alla tua domanda, forse sì, forse l'emancipazione femminile non è stata gestita bene nel dialogo con l'uomo, è stata messa come contrapposizione, come guerra, e tutte le guerre, sai, che portano solo feriti e morti. Guarda, io avrei ancora tantissime domande da farti e tanti argomenti che vorrei affrontare e approfondire con te. E allora passo la settimana. Purtroppo adesso il tempo è esaurito. Va bene. Ma speriamo di avervi dato qualche spunto di riflessione, sì, e di avervi intrattenuto qui alla 4. Certo, e ricordiamo che noi, le nostre non sono opinioni personali, le nostre sono opinioni personali che servono esclusivamente ad aprire un dibattito, cioè a scatenare, ok? Scatenare pensieri, riflessioni, discussioni anche a casa. Scriveteci sui social, diteci come la pensate, e poi magari le puntate successive riprenderemo i vostri commenti e ne parleremo, perché magari ci sono dei punti di vista assolutamente originali che non abbiamo considerato. Quindi non me la prendete con noi, noi tiriamo fuori, come dire, il coniglio dal cilindro e poi lo lasciamo libero di... Sì, vi diamo degli spunti di riflessione su cui poi potremo anche lavorare nelle puntate successive. Grazie Dani. Ciao, alla prossima. Alla prossima.